Benvenuti su faremusic.it, siamo in compagnia di Carlo Massarini che ci ha permesso appunto questa intervista proprio per raccontare questo progetto sul beatbox e The Magic Mystery Box, per la quale lui fa da collante per raccontarci la storia appunto degli anni 60. Giusto Carlo? Diciamo che i beatbox sono una tribute band ai Beatles, fanno i Beatles esattamente uguali a come erano i Beatles, anzi per certi versi meglio, perché possono fare quei Beatles che non si sono mai potuti sentire dal 66 in poi, quando hanno smesso di fare spettacoli, anche perché la musica era diventata troppo complicata, troppo da studio per poterla riprodurre dal vivo, non c'erano gli strumenti per farlo, adesso le tastiere digitali per farlo ci sono. Quindi loro riproducono, fanno il percorso proprio dei Beatles, partono da I Wanna Hold Your Hand fino a Let It Be, e io faccio quattro interventi all'inizio del primo e secondo tempo e a metà, nei quali racconto un po' la storia, aneddoti, puntualizzo, insomma, come dire, faccio la mia chiacchierata per quello che sono per quella che è l'importanza dei Beatles. E loro suonano tutto e suonano veramente molto bene. No, sono assolutamente convinto. Io ti dico quello che mi è successo. Mi è arrivato il promo del vostro spettacolo, da Maria Rosaria. Quando mi è arrivato io sono rimasto abbastanza folgorato, perché ho visto subito, immediatamente, diciamo, questa tribute band suonare. Dopodiché dagli anni 60 sono passato agli anni 80 vedendo Mr. Fantasy e poi sono automaticamente passato all'era di adesso vedendo diverse generazioni con la mascherina. Questa cosa mi ha fatto fare un salto generazionale in un promo, e io sono rimasto folgorato da questa cosa. Beh, la mascherina spero che sia un momento passeggero che ci identifica adesso e probabilmente ci identificherà poi nella storia, speriamo che sia veramente passeggero. Per il resto sì, certo, il percorso dei Beatles in 7 anni e mezzo loro hanno fatto, senza arrivare ai nostri giorni, ma in quei 7 anni e mezzo loro hanno fatto una corsa a una velocità pazzesca. Davvero. Partendo da un beat molto semplice, se vuoi, e arrivando a una musica molto complessa, e poi alla fine invece ritornando a una musica, diciamo, più immediata. E nel mezzo hanno creato le basi per quella che sarebbe stata la musica che sarebbe arrivata dopo. Quindi, insomma, hanno avuto una creatività senza pari e senza precedenti. Credo che ancora adesso si possano considerare la band più influente della storia. Questo assolutamente. A proposito di storia, io sono andato a ricercare una cosa che mi ha abbastanza colpito e l'ho riportata perché sennò non me lo sarei mai ricordato. E ho visto che nel 1964 i Beatles, visto che stiamo vivendo un'epoca particolare con l'Unione Sovietica, furono nominati per la prima volta all'interno di una pubblicazione sovietica e solo nell'86 fu pubblicato il primo disco dei Beatles. Cioè, loro sono stati comunque rivoluzionari da questo punto di vista. Sì, loro hanno fatto anche una canzoncina scherzosa, Back in the USSR, che era un po' una parodia di Back in the USA, che era il pezzo di Chuck Berry. Sì, loro erano in quel momento di estrema chiusura dell'Unione Sovietica. Di allora loro erano l'underground praticamente, quello che tutti i giovani occidentali invece, come dire, ascoltavano tranquillamente in radio e sui dischi dal vivo, loro lo facevano girare, non loro di persona ma i loro fan lo facevano girare attraverso delle copie, e la cosa curiosa è che le copie venivano fatte sulle lastre a raggi X, cioè venivano stampati i dischi sui raggi, praticamente sulle vecchie lastre, in maniera tale da farli girare senza dare nell'occhio. Questa è una cosa veramente molto loro strana. Hanno portato una prima idea di democrazia in un contesto loro hanno sicuramente, in Russia sicuramente sì, loro hanno portato sicuramente una ventata di freschezza, di ottimismo, di energia, che è quella che ha un po' messo in moto gli anni 60. La cultura giovanile che poi diventa la controcultura, insomma i Beatles hanno avuto una parte molto rilevante nel creare le condizioni per cui. Certo. Senti, in questo momento in cui tu comunque hai già iniziato questo tour e quindi hai già fatto diverse date, hai cominciato da Milano, adesso siamo dopo Pasqua, sta ripartendo questa seconda parte, che cosa hai riscontrato attraverso il pubblico, cioè l'empatia che hai provato attraverso
è proprio questo, un tipo di pubblico di varie generazioni, cioè le mamme portano i bambini a ascoltare i Beatles, a conoscerli nuovamente. Qualche volta, cioè ci sono stati dei bambini in sala, non so se era mancanza delle babysitter oppure la loro voglia di far sentire qualcosa di diverso ai loro figli. Il pubblico generalmente è un pubblico, come dire, che ha conosciuto i Beatles o che li ha vissuti, insomma, certo. Ci sono naturalmente i curiosi che vengono a capire cosa è stato, perché è stato, che erano, chi erano questi famosi Beatles. E per quanto riguarda l'impatto col pubblico, beh, insomma, io non sono molto abituato, nel senso che io non sono essenzialmente un televisivo, un radiofonico, certo, uno scrittore, quindi però mi è capitato di fare teatro, mi capita spesso di fare delle cose dal vivo, per carità, anche in ambito tecnologico, però è chiaro che un concerto è un'altra storia. Credo che se lo godano molto i ragazzi, nel senso che sono grandi dubbio, applausi, grande partecipazione, chi canta tutti in coro, chi balla, sicuramente sicuramente c'è molta partecipazione. Io, insomma, faccio la mia parte, sono contento di fare la mia parte e credo di aiutare loro a essere, come dire, contestualizzati un poco di più, e poi alla fine poi ci ritroviamo tutti insieme. Credo che la tua voce sia, e la tua presenza sia assolutamente il collante necessario da questo punto di vista. Ti volevo chiedere, ma secondo te c'è la possibilità di creare un ponte tra un Mr. Fantasy del passato e un Mr. Fantasy di oggi? Non sarebbe bello? Non lo so, sì, sarebbe bello. Io ho un progetto del genere, io volevo fare degli special sui 40 anni di Mr. Fantasy, quindi proprio, come dire, fare un ponte fra, hai detto bene, fra allora e adesso. E il problema della televisione, diversamente da altre cose, come per esempio lo scrivere, è che se quelli della televisione non ti danno i soldi per farlo, tu non lo puoi fare, mentre invece tu puoi scrivere e puoi pubblicare, e sicuramente lo puoi ricordo fare su un discorso web, simile alla fine di Ghiaccio Bollente. Sì, il problema è che se la RAI ti dice ok, facciamolo, lo fai, bene o male, ma lo fai. Se invece la RAI ti dice non mi interessa, si fa molto difficile. No, questo assolutamente no. Comunque sono contento che comunque sia comunque nei tuoi progetti. È un'idea, perché ci stavo pensando proprio questo quarantennale. Mi fa molto piacere. Perché insomma io ti ricordo con cravatte a camerini, cioè situazioni molto belle dove comunque raccontavi una certa era negli anni Ottanta, e trasportarti adesso secondo me potrebbe essere veramente avevamo un po' di idee di come creare questo ponte, speriamo ce lo facciano fare, mi farebbe molto piacere. E niente, io grazie Carlo, grazie a te. Di tutto. Ciao.